è davvero molto bella. Il Natale è la capacità di stupirsi. Come sottotitolo di quell'intervento che ha fatto il Papa, si potrebbe dire: Natale non è riempirsi di regali, ma accogliere le sorprese di Gesù. Ecco, seguendo anche un po' le parole del Sommo Pontefice, vorrei riprendere qualche passaggio delle letture che abbiamo ascoltato, brevemente commentarlo e poi proprio giungere a questo cuore, che sono appunto le sorprese di Dio. Prima lettura, abbiamo sentito parlare di un popolo santo redenti dal Signore. Sappiamo che il termine redenti significa essere salvati. Allora, la prima cosa da fare per fare Natale è riconoscersi bisognosi di salvezza. Il nome Gesù significa salvatore. Io oggi sento il bisogno di essere salvato da Gesù, punto interrogativo. E salvato da cosa? Ecco, la prima lettura ha parlato anche di momenti difficili, no? Noi sappiamo, dentro l'orizzonte della fede, che anche le prove e le umiliazioni che la vita ci mette dinanzi, non senza un provvidente disegno di Dio, fratelli e sorelle carissimi, hanno davanti a Dio sempre questo scopo: farci abbassare un po' per prendere coscienza del bisogno che abbiamo di essere redenti, perché se non abbiamo questo bisogno e non apriamo le porte al cuore di Gesù, come dire, Gesù per noi è nato invano, non perché lui non voglia farci del bene, ma perché non siamo nelle condizioni di poterlo accogliere. La seconda lettura, una frase molto bella di San Paolo, lettera a Tito: egli ci ha salvati, quindi siamo bisognosi di salvezza. E come mai che il Signore ci salva? Perché siamo meritevoli di salvezza? Abbiamo fatto chissà quale cosa buona? No. San Paolo ha detto queste testuali parole: egli ci ha salvati non per opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia. Allora, fratelli e sorelle carissimi, io vi auguro di poter vivere, il sacerdote tante volte ha la grazia di poter vedere questi prodigi veramente della divina misericordia nelle anime. Vi auguro di poter vivere come? Cosa? Una cosa che è bellissima, ma come tutte le altre cose bellissime è anche un po' dolorosa. Quando incontriamo la luce del Signore, l'incontro con il Signore mette a nudo tutte le nostre miserie, tutte. Voi sapete che generalmente, questo è umano, è normale, noi tutti quanti pensiamo di essere tutto sommato brave persone, oneste persone, che non fanno grandi cose di male. Questo è perfettamente normale, d'accordo? E spesso e volentieri è anche vero, d'accordo? Perché generalmente le persone non sono cattive persone o criminali. Però dinanzi alla luce di Dio noi siamo investiti della sua santità e vediamo a un tempo la sua immensa grandezza e la nostra immensa piccolezza. C'è proprio questo contrasto. E che cosa succede? Che smettiamo di ritenerci tutto sommato buoni e giusti, non perché diventiamo criminali, ma perché ci riconosciamo per quello che siamo: poveri, fragili e bisognosi di misericordia. Guardate, quando si vive questa cosa si sentono due esigenze, anzi tre. Primo, ecco una cosa che io tante volte ho visto, ed è una grazia grandissima, io vi auguro di poterla vivere nella vostra vita: la confessione di tutta quanta la vita. Uno prende un sacerdote e dice: senti un po', mi devi da mezz'ora, un'ora di tempo, io ti devo dire tutto quello che ho fatto da quando sono nato fino ad oggi. Non so se l'avete mai fatto. È una cosa forte, ma è una cosa liberante. È proprio mettersi a nudo dinanzi al Signore e sentirsi però abbracciati dalla sua misericordia nonostante tutto quello che siamo. Quando si fa questo si proprio risorge, perché si sente una pace nel cuore immensa e si comincia non soltanto ad essere riconciliati con Dio, ma ad operare riconciliazione generale. Si chiede scusa alle persone a cui abbiamo fatto del male e si concede il perdono, e ne abbiamo tanto, a quelli che ci hanno fatto del male. Questo è il grande Natale, questo è proprio, cioè Gesù è venuto sulla terra per questo. Se noi vivessimo queste tre cose, davanti a Dio entrare nella verità di noi stessi e riconoscersi piccolissimi e bisognosi della sua misericordia,
concedere misericordia e chiedere misericordia, tutti ne abbiamo bisogno, ma nessuno escluso, nessuna delle persone che sta qui dentro né quelle che stanno fuori è escluso da questa cosa, nessuno. E andiamo adesso al Vangelo. Insieme a quella bella frase dei pastori ci abbiamo una considerazione fondamentale sulla Madonna. Cosa fa la Madonna dinanzi a tutto questo scalpore che suscita la nascita di Gesù? Maria da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E i pastori si stupiscono. Allora, chi è che si stupisce? Si stupisce, capite, chi vede qualche cosa di bello, di nuovo, ma anche chi sta in un certo senso in attesa. Perché il Natale è preceduto dall'Avvento? Perché la Chiesa vuole farci venire voglia, diciamo così, di attendere Gesù, capite? Chi è che rimane indifferente alla nascita di Gesù? Come dice il Papa, quelli che sanno già tutto. Io so anni che sto sempre in chiesa, quindi la messa la domenica ci vado, non sono tutto sto grande, quindi che sarà mai? Oppure, non solo so tutto, ma non ho bisogno di nulla. Tutto sommato le cose vanno bene. Allora, il pontefice, vorrei adesso proprio citarlo, a conclusione di queste riflessioni, dice queste testuali parole, commentando proprio il silenzio di Maria. Questa è una Madonna che medita le cose che vede e le serba nel cuore, non se le lascia scivolare addosso, le custodisce. Dice Francesco, Natale è preferire la voce silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo. Se sapremo stare in silenzio davanti al presepe, Natale sarà anche per noi una sorpresa. Si stupirono, non una cosa già vista. Che numero di Natale, quanti anni ho? Io ce n'ho 47, quindi di Natali coscienti questo sarà il 45esimo, perché i primi due diciamo che me li sono dimenticati. Stare in silenzio davanti al presepe, questo è l'invito per Natale. E il Papa poi ha proseguito il suo discorso a braccio, sapete, quando uno parla a braccio a Roma dicono ci metter core, ecco. Prenditi un po' di tempo, io prendo queste parole e le rivolgo a voi. Vai davanti al presepe, stai in silenzio, perché Dio ti parla nel cuore tanto quanto tu sei capace di fare silenzio, e vedrai la sorpresa. Il segreto dello stupore, vivere l'esperienza dei pastori, è imparare a fare silenzio davanti al Signore, dandogli la possibilità di parlare ancora alla coscienza. Ed è questo, ascoltando quello che sto dicendo. Io adesso sono un sacerdote, sono il vostro parroco, quindi in questo momento svolgo un ministero ecclesiale, no? Però capite, le parole che noi ascoltiamo, anche da un sacerdote, anche da un parroco, anche dal Papa, possono scivolarci addosso oppure entrarci nel cuore. Ci entrano nel cuore se noi siamo capaci di fare silenzio, di custodirlo. Continua il Papa, se noi vogliamo vivere il Natale, dobbiamo aprire il cuore, essere sorpresi. Essere disposti alle sorprese, cioè a un cambio di vita inaspettato. Purtroppo però si può sbagliare testa. E guardate che purtroppo temo che in molti, anche i nostri cari fratelli e sorelle italiani, sbaglino festa. Ahimè. Si può sbagliare testa e preferire alle novità del cielo le solite cose della terra. Ha denunciato Francesco. Se Natale rimane solo una bella festa tradizionale, dove al centro ci siamo noi e non lui, sarà un'occasione persa. Per favore, non mondanizziamo il Natale, ha esclamato il Papa. Non mettiamo da parte il festeggiato con la F maiuscola, come allora quando venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. Nella prossima messa si leggerà il Vangelo drammatico, nel primo capitolo di San Giovanni, che a un certo punto dice, venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Dio ha fatto uomo. Una cosa sconvolge, ogni volta che la sento mi addoloro, mi trema il cuore, no? Fin dal primo Vangelo dell'Avvento il Signore ci ha messo in guardia chiedendo di non appesantirci in dissipazioni e affanni della vita. In questi giorni, almeno fino a ieri, si corre forse come mai durante l'anno. Ma così si fa l'opposto di quello che Gesù vuole. Diamo la colpa a tante cose che riempiono le giornate, al mondo che va veloce. Eppure Gesù non ha incolpato il mondo,
ha chiesto a noi di non farci trascinare, di vegliare in ogni momento pregando. Il senso di questo, dobbiamo imparare a far risuonare nel cuore la voce del Signore. Guardate che se imparate a fare silenzio, io dico sempre, sapete, molte volte vanno da un sacerdote a dire: padre, c'ho questo problema, che devo fare? Padre, c'ho questa difficoltà, che devo fare? Padre, c'ho questa cosa, che devo fare? Io dico sempre: mettiti in silenzio, vai davanti al Santissimo Sacramento, parla con Gesù, diglielo, stai buono, pigliate 5 minuti, 10 minuti. Dove la troverai la volontà di Dio? Quando, pensando alla possibile soluzione ad un problema, la devi pensare, tu senti una profonda pace nel cuore. Quella è la voce di Dio. Se io non imparo mai a fare questo, anche tutta la vita cristiana, con tutte le altre cose, mi scivola tutto addosso e io il Signore non lo intercetto mai. Ecco perché il Papa ha tanto insistito sul silenzio, che dobbiamo riscoprire. Perché Dio ti parla, ma non ti parla con le stesse parole con cui sto parlando io adesso. Ti parla nel mistero del cuore, con una voce che non sentono gli orecchie, ma che ci trasforma la vita. Ecco, in questo senso, con Maria che serbava tutte queste cose, meditando in silenzio nel suo cuore, di nuovo un santo Natale a tutti. Siamo lodati Gesù e Maria.